ci ha raggiunto qui accanto a me, accanto a Giusy, un altro sportivo. Ci ha raggiunto anzi il primo maestro italiano disabile di sci, Mauro Bernardi. Mauro è un ragazzo con un sorriso bellissimo, ha 36 anni, è sposato con una donna meravigliosa, Claudia, che ho conosciuto poco fa, ed ha un figlio bellissimo di 3 anni che è venuto dopo l'incidente. Incidente il 22 agosto del 2005. Succedeva qualcosa che coinvolgeva e traumatizzava e cambiava la vita a Giusy. Pensate, soltanto dopo 8 giorni, vicino a Brescia, a Dalmine, un incidente di mezzi pesanti. Lui era un autista che guidava mezzi, questi i TIR, insomma, per intenderci, cambia la vita del nostro amico. Che succede? Come al solito ho preso il mio camion e sono partito per andare a scaricare. Sono partito la mattina presto, eravamo sposati da 3 mesi e Claudia, e mi ricordo sempre che mia mamma mi diceva sempre: Mauro, mi raccomando, stai attento. Io dicevo sempre: ma cosa vuoi che mi capiti a me che guido un camion? E la mattina alle 4:30, insomma, ero in autostrada a 4 in direzione Padova per scaricare, e un camion all'altezza dell'autogrill non si è immesso senza aver acceso né fari né frecce. Io ho visto, Mauro, un'ombra. Quali sono state le conseguenze? Una paraplegia incompleta, perché il volante mi ha fratturato lo sterno e lo sterno mi ha fratturato le vertebre di 4 di 5. Fortunatamente incompleta la lesione, però comunque le problematiche. In poche parole, la comunicazione tra il cervello, quindi la centrale motoria, e gli arti inferiori è venuta meno, purtroppo senza possibilità di recupero perché il danno è irreversibile. Sì. Okay. Come anche qui mi va di ricordare un attimo, qual è stata la sua prima sensazione, la sua prima emozione? Rabbia? Allora, la prima sensazione ancora sul camion è stata quella di morire. Quindi mi sono passati avanti le immagini più belle, il matrimonio, la cresima, il primo giorno di lavoro, e poi sicuramente preoccupazione, perché avevamo un mutuo da pagare, quindi sposati da poco, e poi sicuramente la voglia di rinascere, di dare un senso di nuovo alla vita e una dignità. Prima mi dicevate una classificazione che vi siete fatti, Giusy, no? Di disabile. Quelli arrabbiati, no? Se il disabile rancoroso e il disabile felice. Che differenza c'è? Beh, direi che da quello felice è la persona che non accetta, perché una condizione di disabilità come quella di Giusy, la mia o le altre, insomma, non puoi accettarla, perché vuol dire accettare una cosa che ti ha cambiato la vita, soprattutto te l'ha modificata e te l'ha limitata. Però conviverci, quindi dire vabbè, questa è la condizione e faccio il possibile. Quindi non avercela col mondo, no? Che per quanto possa c'entra. Essere stato, come dire, il fato non buono con noi, però darsi da fare. Lo sport in questo ha aiutato, accanto alla fede, mi dicevi prima, ma lo sport ti ha aiutato. Perché hai deciso la montagna, che sembra lo sport meno adatto, no? Lo sci, meno adatto ad un disabile? Ostacoli per arrivarci, montagne per mettere di sci, perché hai pensato allo sci? Beh, per due motivi fondamentalmente, perché vabbè, mi è sempre piaciuto, e perché quando prima normodotato andavo a sciare ero più vicino al Signore, quindi la montagna fisicamente più bello, vicina al cielo. Che bello questa cosa. E secondo, anche perché per dare stimolo ai disabili, proprio perché in un ambiente così ostile quale la montagna noi diventiamo abili e quanto gli altri. E addirittura ti iscrivi a un corso per diventare maestro di sci. Sì, presso l'Accademia, la Snow Sport Academy di San Marino, che è un'accademia che forma maestri di sci in, diciamo, tutta Italia. Ho fatto questo percorso pur non sapendo se arrivavo a avere il riconoscimento o meno, e ho fatto questo percorso formativo, ho fatto un test di ammissione con i normodotati, quindi mi sono trovato su un ghiacciaio a fare un test di ammissione con persone con le gambe. Pur avendo saputo, ha preso tutte le tecniche, tu fino al 10 settembre scorso non potevi
avere il patentino. Perché? Cosa c'era? C'era la necessità? Il decreto del fare, prima c'era la richiesta del certificato di sana e robusta costituzione, che prevedeva che questo certificato a un disabile non poteva essere... È cambiato. Sì. Quindi adesso grazie al decreto del fare, a tutti gli effetti sono un maestro di sci. Maestro di sci.